Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento dei mercoledì di Hoplon, la nostra rubrica che mira a affrontare certi discorsi legati alle armi antiche, considerando diversi punti di vista. Oggi abbiamo un punto di vista particolare e mi permetto anche di dire molto importante. Abbiamo Renato Gianni Ridella, che è un mostro sacro della disciplina e soprattutto una personalità e uno studioso davvero importante, perché insieme a Marco Alcompianto, Marco Morin, diciamo che ha scoperto, e anche qualche altro studioso, quello che è il mondo dell'artiglieria, almeno in Italia, il mondo delle artiglierie storiche, che è un mondo incredibilmente affascinante, ma poco conosciuto. Quindi oggi noi partiamo non tanto dagli artiglieri in sé, ma degli errori che sono stati fatti negli errori che sono stati fatti attorno al tema delle artiglierie storiche, parlando delle artiglierie storiche. Quindi si parlerà degli errori per approfondire il discorso più propriamente legato alle artiglierie. Lascio la parola a Renato Zanni Ridella e ci sentiamo dopo per le domande. Se le avete, scrivete nei commenti che poi le leggeremo al nostro relatore. A te, Gianni. Buonasera a tutti e ringrazio Paolo per la fin troppo benevola presentazione. Ringrazio lui e Carolina Mori per avermi dato questa occasione di partecipare a questi incontri. E incomincio con una breve premessa, no? Con una spiegazione sul titolo che ho scelto per questo mio intervento. Che è un titolo ovviamente provocatorio, no? È provocatorio nel senso che vorrebbe riportare l'attenzione sulla disciplina della quale mi occupo e liberarla un po' da quella coltre di pressapochismo, di dilettantismo che molto spesso la interessa. Io farò questa chiacchierata, voglio subito sgombrare il campo dal fatto che io non mi voglio ergere a censore e non voglio esprimere giudizi sulle persone che appunto mi hanno preceduto nella ricerca e che sono incappate in qualche infortunio che adesso vedremo. Io stesso ho commesso errori anche nelle mie pubblicazioni e poi ve ne racconterò uno abbastanza notevole e quindi appunto dirò i peccati ma eviterò di nominare i peccatori. Allora, cominciamo con la presentazione, quindi parlerò essenzialmente sulle slide. Allora, come vedrete più avanti, praticamente tutte le artiglierie delle quali parlerò sono state recuperate dai fondali marini, e perché appunto sono quelle che il cui recupero suscita sempre i commenti immediati, sia da parte anche dei media e dei passanti, di tutti quelli che hanno occasione di confrontarsi con questi rinvenimenti. Allora, l'errore di base nel quale si cade quando viene recuperato un cannone dal mare è quello di legarlo immediatamente a una nave da guerra. Quindi una nave da guerra, il galeone spagnolo, la nave da guerra per antonomasia. Quindi abbiamo il galeone spagnolo. Poi la nave da guerra ovviamente affondata in combattimento contro navi nemiche. E quindi da questo preconcetto, poi coloro che devono
appunto occuparsi dello studio, dell'analisi di queste bocche da fuoco, vanno immediatamente a cercare la battaglia e quindi la battaglia a cui legare questo rinvenimento. È quello che è successo a un archeologo straniero molti anni fa. Queste bocche da fuoco sono state in bronzo, sono state recuperate negli anni 60 nelle acque delle isole Eolie, precisamente dal sito che è stato denominato E di Filicudi Capo Graziano, e attualmente sono esposte nel Museo Archeologico Eoliano di Lipari. Allora, la persona che se ne è occupata, leggendo inesistenti, andando a cercare appunto la battaglia, ha trovato uno scontro navale tra spagnoli e francesi avvenuto appunto nelle acque a nord della Sicilia intorno al 1675. E allora da questo è arrivato all'identificazione di questo pezzo qua centrale, questa canna lunga, leggendo degli inesistenti gigli sullo stemma, lo identifica come cannone francese catturato dagli spagnoli che avrebbero cancellato i gigli dallo stemma e l'avrebbero piazzato a bordo di una delle loro navi. Io sono capitato su questi pezzi un po' di anni fa, mi sembra intorno al 2005, e ne ho parlato per la prima volta durante una mia conferenza alla Soprintendenza del Mare di Palermo, appunto in quegli anni delle mie prime frequentazioni e dei miei primi contatti con la Soprintendenza del Mare siciliana. E avendo appunto il contatto col caro amico scomparso Marco Morin, mi sono accorto subito che questo era un cannone veneziano, per la precisione un falconetto. E ce lo dicono sia la forma, ma ce lo dicono soprattutto queste iniziali che vediamo sulla volata del pezzo, quindi la volata è la parte anteriore, il rinforzo è la posteriore. Vediamo le iniziali NC, che si riferiscono a Niccolò di Conti. Niccolò di Conti appartiene a una delle due famiglie principali di fonditori al servizio della Repubblica di Venezia per oltre due secoli e è attivo nella seconda metà del Cinquecento, muore nei primissimi anni del Seicento. Quindi questo falconetto lo possiamo datare appunto alla seconda metà del Cinquecento e quindi è molto più antico rispetto alla data del presunto naufragio del galeone spagnolo affondato dalle artiglierie francesi. Oltretutto un galeone spagnolo nel 1675 aveva una dotazione di artiglieria molto più pesante rispetto a questa, invece è relativamente leggera. Infatti in accompagnamento al falconetto vediamo due pettriere da Braga, che sono pezzi, anche questi pezzi tipicamente siciliani. Erano pezzi che sparavano, come dice il nome, un proiettile in pietra, oppure potevano sparare un cestello di mitraglia composto da pallottole di piombo, di moschetto, quindi aveva un effetto devastante nel tiro antipersonale a breve distanza. Questi pezzi qua, queste pettriere da Braga, si chiamano così perché avevano, qui vediamo dei pezzi del fonditore Niccolò di Conti, del quale vi ho parlato prima, che sono, questo in alto è stato recuperato dal mercantile veneziano, la Balansera, che era una delle navi della squadra mediterranea formata dagli spagnoli, requisendo navi italiane, ragusè e una soltanto catalana, della quale vi parlerò più avanti. Questo è stato trovato in questa nave veneziana che era stata requisita, come vi ho detto,
e poi naufragata durante il viaggio di ritorno dell'armada verso le coste spagnole, essendo fallito appunto il tentativo di sbarcare in Inghilterra per invaderla. Qui abbiamo invece in basso due pezzi, un pezzo abbastanza di Colbrine, sono pezzi, poi ne parleremo dopo, sono pezzi relativamente pesanti, e poi abbiamo un altro falconetto, e questi qua in basso sono esposti al Museo Militare Turco di Istanbul, dove sono stati schedati da Carlo Beltrame, il professor Carlo Beltrame di Ca' Foscari, insieme appunto all'amico Marco Morin, ed ero stato anch'io una settimana a dare una mano a prendere le misure e a fotografare questi pezzi. Torniamo alle petriere da Braga, e vengono chiamate da Braga perché sono appunto composite, sono artiglierie composite. Allora, torniamo indietro, formate da una canna in bronzo e dalla braga, che è il sostegno del mascolo, in ferro fucinato, quindi in ferro prodotto, forgiato alla forgia. E questi pezzi sono pezzi a retrocarica col mascolo, quindi questo bicchiere amovibile che conteneva la polvere, e che permetteva un tiro abbastanza rapido, avendo a disposizione più di questi caricatori che potevano essere inseriti di volta in volta, una volta fatto fuoco. Erano pezzi brandeggiabili su forcella, quindi potevano essere velocemente orientati in tutte le direzioni tramite questa presa, questo manico allungato. Il mascolo veniva forzato contro la canna attraverso l'inserimento di un cuneo che veniva battuto a martello. Queste petriere da Braga, questa particolare tipologia, hanno il cuneo in alto, ce ne sono alcune che hanno l'apertura laterale, e quindi il cuneo veniva inserito orizzontalmente. Proseguiamo. Allora, abbiamo altri due cannoni veneziani che sono stati interpretati come francesi. Questi sono stati recuperati nel porto di Ibiza, fuori dal faro di Botafoc, nel 2011, e l'archeologo che ha fatto la pubblicazione su di loro ha preso ha letto alla rovescia la marca di peso, che è questa incisa, non so se si vede sull'anello della culatta, che era la marca che veniva impressa, che veniva incisa dopo il collaudo eseguito sui pezzi, e che dava il peso della bocca da fuoco, perché sappiamo che il bronzo era un materiale molto costoso, e quindi era la marca di peso, costituiva anche una sorta di registrazione di censimento patrimoniale. E questa, ad esempio, questo qua a sinistra ha una marca di peso di 2340 libbre grosse di Venezia. La libbre grossa di Venezia è, ecco, più di 470 grammi, mentre il calibro era in libbre sottili. Qui abbiamo da 12 libbre sottili. In realtà le 12 libbre si riferivano al proiettile di piombo che veniva utilizzato nella prova forzata di collaudo. In realtà sparava un proiettile di ferro da 8 libbre, dello stesso diametro, perché i pesi specifici tra ferro e piombo sono, appunto, il ferro pesa i due terzi, è il peso specifico del ferro è i due terzi rispetto a quello del piombo. Qui sulla destra abbiamo un falcone da 6 libbre, quindi da 6 di piombo, che sparano proiettili di ferro da 4 libbre, e abbiamo uno stemma che porta un giglio, e questo giglio è stato uno dei motivi che ha fatto pensare al nostro archeologo catalano che si trattasse di cannoni francesi,
quindi nave francese, e anche questa ha letto alla rovescio, non so come, la marca di peso di 979 l'ha fatta diventare un 1646, probabilmente l'ha letto al contrario, e quindi il relitto è stato adattato a metà del 600, quando appunto questi cannoni per tipologia sono dell'ultimo decennio del secolo precedente. Si riconoscono come veneziani anche per la forma, per diciamo il profilo e anche per qualche decorazione, ma soprattutto per questi quattro fori radiali che si vedono in culatta, che sono le impronte lasciate da una corona di ferro che serviva a mantenere fermo il core, ovvero la forma che doveva lasciare il vacuo per la volata durante la colata, che era una barra di ferro rivestita d'argilla e veniva sospesa all'interno della forma vuota. Quindi in fondo doveva essere tenuta bloccata, se no con la colata del bronzo incandescente si sarebbe spostato e il pezzo sarebbe rimasto difettoso. Quindi questa corona rimaneva poi affogata, nel bronzo. Nei pezzi che non sono mai stati in mare emergono delle protuberanze rugginose, mentre quelli appunto che sono stati per qualche secolo nell'acqua salata, l'azione corrosiva, chiamiamola anche elettrolitica, dell'acqua salata le ha disintegrate completamente. Adesso passiamo a un altro caso di errore di partenza. In questo caso sto parlando del relitto di Sciacca. Il relitto di Sciacca, proprio in vicinanza, come si vede qua in alto, di questa protuberanza rocciosa che è chiamata la coda della volpe, sono stati recuperati tra il 1991 e il 1992 quattro cannoni di bronzo. Qui abbiamo alcune vedute appunto dall'alto, questa è la zona di ritrovamento, questi sono il posizionamento dei reperti e questa è una delle prime foto fatta sui cannoni ancora da recuperare. Ecco, in questa prima fase sono state portate a terra le prime quattro bocche da fuoco e due sono molto ben riconoscibili, particolarmente questa in alto perché ha i gigli di Francia, la salamandra, che è l'impresa d'anima del re di Francia, Francesco I, che regna tra il 1515 e il 1547. L'ho classificata sulla base delle misure che poi mi avevano mandato come una culevrin bâtarde, ovvero una mezza, noi la chiamiamo in italiano mezza colubrina bastarda. E poi per i motivi che vi dirò più avanti l'ho datata alla parte terminale del regno di Francesco I. Poi in basso abbiamo invece un pezzo più leggero, sempre a canna lunga, che è una colubrina moyenne, che è fusa sulla base della somiglianza con un pezzo che poi vi farò vedere che è stato recuperato in anni più vicini a noi, è stata fusa intorno al 1537 da un fonditore che ha un iniziale, probabilmente una C, posta intorno al focone. Poi abbiamo questi due pezzi che all'inizio erano abbastanza indeterminati, che poi grazie all'individuazione del relitto, che è avvenuta molti anni dopo, perché io mi sono accorto di questi pezzi quando ho cominciato a studiare le artiglierie storiche vicino all'inizio degli anni 2000. Allora, cosa è successo? La prima domanda che mi sono fatto riguarda questa incisione che si trova incisa sul rinforzo del pezzo, ovvero tra
ho messo in orizzontale, che è formata dalla lettera C, dalle lettere CA 20, RO, cioè una piccola O, 98. E allora, dato appunto che cominciavo ad orientarmi anche sui pezzi non italiani, mi sono accorto che sui cannoni francesi la marca di peso era espressa in libre, quindi in questo Grand Coulevrin, che corrisponde al nostro mezzo cannone, trovata al largo di un'isola, dell'isola di Mull, in Scozia, che stava a bordo di una nave ragusea che, come la balansiera della quale vi ho parlato prima, faceva parte dello squadrone mediterraneo dell'Armada. Appunto, questo cannone qui, che è molto simile a, è un pezzo di categoria superiore, ma è molto simile a quello trovato a Sciacca, alla stessa marca del fonditore, la B, sottoposta a un giogo che è in corso di definizione da parte di un collega francese. E quindi i francesi marcavano i loro pezzi, e questo è soltanto un esempio, col peso espresso in libre di Parigi, no? La libra di Parigi è una libra da 16 once e è quasi 490 grammi, mentre le libre italiane sono tutte libre da 12 once e viaggiano tra i 300 grammi di quella veneziana e i 368 di quella piemontese. Allora ho incominciato a fare le mie prime obiezioni sul fatto che su un cannone francese ci fosse una marca di peso difforme. Una marca di peso difforme che ho subito, grazie appunto alle ricerche che stavo facendo negli archivi genovesi, che ho subito identificato come una marca genovese. E questo CA significa Cantara, che è il plurale di Cantaro. Il Cantaro è composto da 150 libbre di Genova e quindi corrisponde a 47 kg e 649 grammi, e il rotolo è il suo divisionale centesimale. Quindi questa marca di peso definiva, ci diceva che questa mezza colubrina bastarda, calcolandola in unità genovesi, pesa intorno ai 1000 kg. Facendo un calcolo volumetrico ponderale col peso specifico del bronzo, ho trovato valori che si avvicinano a questa quantità. E sono invece lontani dal Cantaro che usavano anche, dal Cantaro siciliano e dal Cantaro napoletano, che erano unità di peso molto più grandi di quello genovese. Allora, andando avanti, e quindi facevo le mie prime obiezioni dicendo che come mai su una nave francese, come era stata interpretata, affondata dalle batterie costiere spagnole della località siciliana, ci si trovasse un pezzo con una marca di peso genovese. L'ulteriore chiarimento c'è stato col recupero nel 2008 di altri tre pezzi. Una è ancora una Colevrin Moyenne, che ha un'iscrizione molto interessante, perché è stata prodotta a spese degli abitanti, dei parrocchiani, di una località della Vandea che si chiama Château d'Olon, con la data di fusione 1537. E molto, ho legato questa produzione e anche questo finanziamento alle ordinanze fatte dal già citato Re Francesco I per la difesa costiera della Francia mediterranea. Poi vi spiegherò come può essere arrivata a bordo insieme all'altro pezzo a bordo della nave di Sciacca, del relitto di Sciacca. Mentre sulla destra vediamo questo petriere medio,
che la D sul focone, poi lo vedremo più avanti, la identifica come un pezzo prodotto dal fonditore genovese Dorino II Gioardi, che è il fonditore di Genova attualmente, del quale attualmente ho trovato il maggior numero di pezzi. Sempre nel 2008 sono stati recuperati questi due smerigli a retrocarica, prodotti verosimilmente, quasi sicuramente in Biscaglia, che sono gli unici che che farebbero parte della dotazione originale della nave di Sciacca. Qui in basso è stata trovata la semivalva di una delle forme per produrre i proiettili in piombo utilizzati da questi pezzi brandeggiabili a retrocarica. Probabilmente quello più grande, che ha un diametro di circa 40 mm, era quello che, col quale si fondeva le palle di piombo per queste armi. Quello più piccolo, invece, dato che nell'inventario che poi ho trovato e vi farò vedere della nave, c'erano anche degli archibugioni da posta, e questo è un proiettile sui 30-25 mm che andava bene appunto per queste armi semiportatili. Allora, nell'archivio, grazie a questa appunto indizio della marca di peso genovese, mentre facevo ricerche su altri temi, soprattutto su inventari di artiglieria, e su questo atto notarile ho trovato la pistola fumante, ovvero l'indizio che diceva che la nave, ora vi dirò perché, patronizzata, ovvero capitanata da Domenico Paressone, naufragò al caricatore di Sciacca di Sicilia nel mese di gennaio prossimo passato, sarebbe gennaio 1581. Questa testimonianza è in ritardo di quasi un anno. È una testimonianza resa a richiesta degli assicuratori, che dovevano appunto pagare il premio, appunto il rimborso assicurativo al capitano. Allora, grazie a questo e poi un altro documento che vi farò vedere subito dopo, ho incominciato a pubblicare i miei primi articoli sull'identificazione di questa nave. E per arrivare a questo adesso mi è saltata la slide, avevo trovato un documento molto importante, ovvero l'inventario di una nave spagnola, di una nave basca, che viene venduta a Genova nell'estate del 1580, perché il suo capitano, Juan de Porto, era morto di peste durante un viaggio che stava facendo dalla Spagna alla Sicilia per caricarvi grano. Era morto alla Spezia e il suo esecutore testamentario, un commerciante genovese, che ne aveva raccolto le ultime volontà appunto alla Spezia, si era messo d'accordo con la moglie per mantenerla, che stava a San Sebastián nei Paesi Baschi, per mantenerla in navigazione. Soltanto che dopo il primo viaggio i conteggi, il bilancio era risultato negativo, il bilancio di questo trasporto di grano dalla Sicilia a Genova, e quindi la nave, per appunto compensare i debiti, era stata messa all'asta ed era stata acquistata da due armatori genovesi, fratelli Giacomo e Domenico Paressone. Domenico ne aveva preso il comando, e la nave, nel primo viaggio che fece verso la Sicilia, fu colpita da un fortunale mentre si trovava all'ancora in attesa di ricevere i carichi di grano che venivano trasferiti con dei barconi dai depositi granari, dai silos granari
di Sciacca, appunto alle navi che stavano in attesa all'ancora, non molto distanti dalla costa. E appunto questa nave, la San Juan, che chiameremo anche Parissona Grossa perché i fratelli Parissone ne avevano anche una minore, e questa nave fu colpita da un fortunale probabilmente di libeccio, capovolta mentre era molto alta sull'acqua, avendo scaricato la zavorra per poter imbarcare il grano, e venne ribaltata e affondò. E probabilmente il tempo rimase brutto per un bel po' di tempo, perché non fu possibile tentare il recupero dei cannoni che, come ho detto prima, erano materiali molto costosi e rappresentavano come entità di prezzo circa un terzo del valore monetario della nave. Questi pezzi quindi sono rimasti per 400 anni sott'acqua e hanno incominciato a recuperarli agli inizi degli anni 90 del secolo scorso. E questi sono continuate le campagne di scavo, e nel 2012 hanno recuperato questi altri due che vedete a sinistra, che sono cannoni in ferro colato inglese. Sono minions, ovvero pezzi intermedi tra il sagro e il falcone, e sono i pezzi inglesi in ferro colato attualmente più antichi, probabilmente prodotti negli anni appunto intorno al 1575 nelle fonderie inglesi del Weald, del Sussex, e hanno riportato appunto in definizione quest'altro pezzo simile, uguale diciamo, gemello, che era stato rinvenuto negli anni 90 e che era considerato sporadico perché non era stato legato immediatamente al relitto. Allora abbiamo parlato del relitto di Sciacca, abbiamo visto che non è una nave da guerra, ma è una nave mercantile, e che non è affondata per il fuoco dell'artiglieria avversaria, ma semplicemente per fortuna di mare, ovvero per una tempesta marina. Più o meno la stessa cosa, anche se non del tutto, è successa alla Juliana. La Juliana era una nave catalana abbastanza grossa, era una nave da 820 tonnellate. Il relitto di Sciacca era una nave da, appunto, l'abbiamo visto nell'inventario, era una nave, una delle più grandi che girassero nel Mediterraneo, aveva una portata di circa 1150 tonnellate. Quest'altra era una nave sempre mercantile, anche lei frequentava i porti siciliani per il carico di grano, per poi trasportarli verso la Spagna. Ed anch'essa venne requisita dalle autorità spagnole per formare la squadra delle Levantiscas, ovvero la squadra mediterranea che doveva far parte dell'armata che avrebbe dovuto invadere l'Inghilterra. La Juliana, dopo aver partecipato agli scontri contro la flotta inglese avvenuti nel canale della Manica, aveva dovuto rientrare, quando era fallito appunto il presupposto base della spedizione, che non era quello di scontrarsi con la flotta inglese, ma era quella proprio di tentare un'operazione anfibia di invasione del territorio inglese. Mancato questa possibilità perché dalle Fiandre non arrivano i rinforzi che avrebbe dovuto mandare il Farnese, Alessandro Farnese, che era il comandante delle truppe spagnole nelle Fiandre, quindi mancano questi rinforzi, e il duca di Medina Sidonio, che è il comandante della flotta spagnola, decide che l'impresa non si può portare avanti, e quindi decide, dato che il canale della Manica è bloccato dalla flotta inglese, decide che bisogna fare tutto il giro
Ora qui non si vede l'Inghilterra, ma bisogna fare costeggiare la costa orientale del Kent dell'Inghilterra, a girare le isole inglesi e indirizzarsi verso la Francia. Cosa succede? Che nella parte terminale di questa navigazione, quando la flotta sta costeggiando le coste irlandesi, siamo appunto nella seconda metà di settembre del 1588, arrivano le burrasche oceaniche e le grandi perdite della flotta spagnola, che aveva subito pochissimi affondamenti durante gli scontri con gli inglesi, parliamo di 6-7 navi, invece in questi naufragi causati dal brutto tempo perdono un'altra ventina di velieri. Tra questi c'è appunto la Culiana, che viene affondata da uno di questi fortunali oceanici il 23 settembre 1588 nella Donegal Bay, vicino al centro appunto dipartimentale di Sligo. Nel 1985 viene scoperto il suo relitto, e qui abbiamo il piano del sito di scavo fatto dall'equipe inglese che esegue lo scavo, l'intervento archeologico, e che recupera i primi tre cannoni in bronzo. Qui ne ho messi due perché entrambi portano la D al focone, della quale vi ho già accennato prima, e che gli archeologi inglesi, quando appunto considerano queste artiglierie, non riescono a definire bene la provenienza di questi pezzi. Sono su una nave che loro correttamente identificano come la Culiana, la Catalana Culiana, sanno che è stata requisita in Sicilia, allora si lanciano in queste ipotesi di cannoni siciliani o napoletani. Io, quando mi è capitato di vedere la prima pubblicazione relativa a questi pezzi d'artiglieria, appunto avevo già un'idea, mi ero già fatto un'idea sui fonditori che lavoravano in Genova in quel periodo. E grazie poi a dei confronti con pezzi che avevo trovato nel frattempo, ho potuto appunto esprimere la mia ipotesi di identificazione di questi cannoni con la D sul focone, attribuendoli al Dorino II Gioardi e pubblicando il mio primo articolo su questa rivista specialistica che è edita in Inghilterra e che è il Journal of the Ordnance Society. Dopo questo mio primo lavoro, sono appunto nel quindi 1985, dopo 30 anni, le correnti marine e appunto le condizioni appunto ondose hanno portato alla luce altri 9 pezzi. Qui ve ne presento. Vi presento quelli con la D al focone, che stanno a significare che la maggior parte della dotazione di questa nave catalana era stata prodotta a Genova da questo fonditore che segnava i pezzi con la D sul focone. Questi pezzi sono connotati da diverse figure di santi, hanno uno stemma muto, ovvero i fonditori che producevano a Genova pezzi per gli armatori privati lasciavano uno stemma liscio, e poi se il fonditore a sue spese voleva far incidere il suo stemma di famiglia oppure le sue sigle, lo poteva fare appunto in un secondo momento. C'è l'anno di fusione in caratteri romani, 1570, e qui c'è la marca di peso in cantari e rotoli genovesi, dei quali abbiamo già parlato prima. Questi sono altri pezzi
Questo è un pezzo ancora nella sua giacitura sul fondale marino, e su questo abbiamo, possiamo vedere quello di cui vi ho accennato prima. C'è questa santa che è Santa Matrona, che è una santa barcellonese, una martire appunto barcellonese. Qui abbiamo il millesimo 1570 e la marca di peso 11 cantare, 2 rotoli. Che è 12 rotoli, che corrisponde a 530 kg. Ecco, un'altra, vabbè, io questo l'avevo, diciamo, la pubblicazione che vi ho fatto vedere prima l'avevo fatta sulla base dei miei primi indizi. Poi, in momenti più recenti, mi è capitato a rafforzare appunto la mia ipotesi questo documento, nel quale un mercante catalano di passaggio da Genova nell'estate del 1569, questo Francisco Reul, chiede a Dorino Gioardi di elencargli i prezzi delle sue bocche da fuoco. E questo il fonditore gli dà queste informazioni, e quindi è molto probabile che questo fosse un emissario dell'armatore della Giuliana che saputo della concorrenzialità della produzione genovese, manda appunto questo suo incaricato a chiedere i prezzi, e probabilmente poi a questo segue subito l'ordine dei cannoni per la sua nave, che viene varata appunto. I cannoni vengono prodotti, come abbiamo visto, nel 1570, e la nave è varata nel 1570, quindi esattamente 18 anni prima del suo naufragio. Qui sono altri cannoni prodotti, come vi ho detto prima, di questo fonditore ho trovato un buon numero di pezzi sopravvissuti, e qui ve ne mostro alcuni rinvenuti in differenti località. Questo ad esempio è rimasto, questi cannoni genovesi, a differenza di quelli siciliani che avevano i quattro bracci di ferro che uscivano dal fondo della culatta, questi, per fermare questo fuso che doveva dare la cavità dell'anima, avevano una maniglia in ferro. Dato che questo cannone è rimasto sempre all'asciutto, perché è stato imbarcato su una delle navi dell'invincibile armata in Sicilia, insieme ad altri 23, per rinforzare le dotazioni, soltanto che poi probabilmente è rientrato con l'unica nave della squadra a salvarsi dalle burrasche oceaniche delle quali vi ho parlato prima. La squadra delle navi mediterranee era formata da 10 grossi velieri, appunto, che eseguivano la mercatura nel Mare Nostrum, e l'unica a rientrare indenne è questa, è la genovese Santissima Trinità, che si porta probabilmente dietro questo pezzo, che poi rimane dislocato come batteria costiera, perché i cannoni di bronzo avevano una vita molto lunga, se non avevano difetti, come batteria costiera a San Sebastián, nei Paesi Baschi, e poi viene salvata dalla rifusione, finisce nel museo di Sant'Elmo, sempre lì a San Sebastián, dove è attualmente esposta. A sinistra abbiamo un pezzo invece recuperato in mare, alle Baleari, nell'isola di Minorca, e questo è quasi sicuramente un cannone da fortezza. È un cannone da fortezza perché, a differenza dei cannoni come questo qua che era stato prodotto per le mura di Palermo, hanno le maniglie, dette anche delfini, perché spesso hanno la forma del delfino, che invece mancavano sui pezzi genovesi prodotti per l'impiego marittimo. Qui in basso abbiamo il petriere di Sciacca, che vi ho già fatto vedere, quindi tutti questi sono pezzi prodotti dal Dorino II Gioardi, che nasce intorno agli anni 20 del Cinquecento e scompare in
carcere per debiti nel 1587, perché a Genova era, finiva prima in galera se si avevano dei debiti che se si dava una coltellata a qualcuno. Allora, abbiamo visto prima, che abbiamo parlato e abbiamo visto che tutti i canoni dei quali abbiamo parlato prima si riferiscono a imbarcazioni commerciali e non a navi da guerra, anche perché nel Cinquecento nel Mediterraneo le vere navi da guerra erano le galee. Mentre la nave da commercio era pesantemente armata perché si doveva difendere dalle azioni piratesche o corsare e quindi aveva bisogno di una buona dotazione d'artiglieria. Qui a sinistra ne vediamo una, un'incisione di Peter Bruegel, e vediamo che letteralmente irta di bocche da fuoco. In realtà queste bocche da fuoco non sono quasi tutte cannoni in bronzo, ma sono vecchie bombarde in ferro fucinato, delle quali andremo poi a parlare più avanti. Qua sulla destra invece abbiamo un'immagine di ripresa all'esterno del porto di Genova, proprio nell'ultimo anno del Cinquecento, e vediamo le navi che fanno fuoco per allegrezza, diciamo, non certo per battaglia, per segnalazione o per festeggiare qualche avvenimento. In questo periodo la dotazione d'artiglieria delle navi mercantili era prevalentemente composta da cannoni di bronzo. Allora, ho parlato prima della nave, nell'incisione di Bruegel, e vediamo che fin dalla seconda metà del 400 la dotazione di artiglieria del tipo bombarda, ovvero quelle formate da pezzi in ferro fucinato, era veramente notevole. Questa è la ricostruzione grafica che ho fatto della dotazione di artiglieria di una nave mercantile genovese, la Fornara, inventario fatto il 1 di marzo del 1493. Vedete che ci sono varie tipologie di bombarde che sparavano, queste qua sui fianchi che sparavano palle di pietra, e poi ci sono pezzi lunghi, probabilmente pezzi brandeggiabili, che sarebbero relative a queste spingarde, che invece avevano calibro più piccolo e canna lunga, tiravano proiettili di piombo, molto spesso rinforzati con un dado di ferro affogato appunto all'interno della sfera di piombo durante la fase di colatura del metallo nello stampo. Qui a destra vediamo la bombarda del tipo di quelle grandi medie che ho rappresentato appunto sulle fiancate della nave Fornara, recuperata dal mercantile genovese Lomellina, naufragato nella rada di Villefranche-sur-Mer nel 1516, perché appunto nel 1516 la dotazione di artiglieria delle navi genovesi era ancora in prevalenza formata da vecchie artiglierie in ferro di tradizione medievale. Qui vediamo il funzionamento di questa bombarda, ovvero caricamento a retrocarica con mascolo che conteneva la polvere e il cuneo di forzamento col mazzolo che serviva a batterlo e a provocare, appunto, come ho detto, il forzamento del mascolo contro l'apertura posteriore della tromba, e cercando di limitare la fuga dei gas di sparo tra i due elementi, cosa che non era, diciamo, possibile al 100%, perché poi fino all'introduzione del bossolo metallico queste chiusure non garantivano appunto la tenuta ermetica dei gas di sparo. Continuiamo. Allora,
Invece qui passiamo alla dotazione d'artiglieria e ritorniamo alla nostra nave barcellonese, la Juliana. Da un inventario redatto a Lisbona, quando la flotta si stava preparando appunto a partire per l'invasione dell'Inghilterra, sappiamo che questa nave aveva 16 pezzi in bronzo, costituiti da questi due pezzi pesanti, che sono stati recuperati entrambi tra il 1985 e il 2015. Aveva due falconi pesanti, aveva quattro falconi medi e quattro falconetti e quattro petrieri medi. La maggior parte prodotti dal fonditore, come abbiamo visto, dal fonditore genovese Dorino Gioardi. In più aveva 12 smerigli in ferro fucinato di piccolo calibro, che sono quelli che abbiamo visto, torniamo velocemente sulla nave di Sciacca, che abbiamo visto nella dotazione recuperata dalla, eccoli qua, dalla nave. Qualcuno di questi è stato visto sul sito del naufragio della Juliana, però le dottrine attuali consigliano di non recuperare le bocche da fuoco in ferro, a meno che non ci sia un reale pericolo di trafugamento, perché il restauro, mentre il cannone di bronzo si conserva abbastanza bene sott'acqua e si restaura facilmente, il cannone di ferro, un po' perché si prende addosso molte incrostazioni e soprattutto viene pesantemente corroso, allora conviene lasciarlo nel luogo di sua giacitura originale. Allora, siamo tornati alla dotazione della Juliana e questo ci conferma appunto che nella seconda metà del Cinquecento la dotazione delle navi mercantili da commercio, delle navi da commercio, era sui pezzi di maggior calibro, era orientata sulle artiglierie in bronzo. Allora, artiglierie in bronzo che per la parte relativa al tiro ravvicinato, ovvero il tiro con palla in pietra o a mitraglia, come abbiamo detto prima, che era il tiro che si faceva per cercare di impedire agli assalitori l'abordaggio, dato che la minaccia alle navi mercantili mediterranee era portata soprattutto dalle basi barbaresche del Nord Africa, Algeri, Tunisi e Tripoli, era portata da flottiglie di navi a remi, quindi galee, ma soprattutto navi minori, come le galeotte e le fuste, e appunto che si avvicinavano alla preda, ovvero alla nave mercantile che volevano catturare, e per catturarla non avevano artiglieria in grado di imperferirla e quindi di affondarla, ma il loro obiettivo non era di affondare, era di catturare la nave, impossessarsi del carico, ma soprattutto per quanto riguarda i barbareschi anche impossessarsi dell'equipaggio, perché l'equipaggio aveva un valore economico in quanto poteva essere venduto, i componenti dell'equipaggio potevano essere venduti come schiavi sui mercati appunto di queste città barbaresche, e quindi l'obiettivo era quello della cattura. Questi pezzi per il tiro ravvicinato servivano, mentre quelli a canna lunga che abbiamo visto prima venivano utilizzati per cercare di tenere a distanza gli attaccanti, questi cannoni di grosso calibro, però sostanzialmente leggeri, perché sparavano un proiettile di pietra, quindi avevano bisogno di una carica di polvere abbastanza limitata, però potevano tirare anche la mitraglia, e quindi potevano spazzare i ponti di queste navi barbaresche basse sull'acqua, impedendo appunto l'arrembaggio da parte degli assalitori. Vediamo che le bombarde di questa tipologia
non scompaiono totalmente, ma vengono dalle navi mercantili e non solo dalle navi mercantili, adesso lo vediamo, perché servivano come armi per il tiro a breve distanza. Ma questo succede, ecco, qua vediamo un po', parliamo un po' della tipologia costruttiva di queste bombarde e vediamo qua in questa ricostruzione che quelle almeno più grandi venivano costruite alla forgia assemblando delle doghe che venivano tenute assieme da cerchiature e manicotte investite a caldo su questo core, questa parte interna che costituiva la volata e che era costruita appunto per assemblaggio di doghe. Non a caso era la tecnica utilizzata per la costruzione delle botti e non a caso il termine inglese per canna è barrel, che vuol dire anche barile, quindi ha una storia molto lunga questo etimo. Allora, queste artiglierie di calibro medio e piccolo in ferro fucinato erano tutte a retrocarica perché il loro caricamento non dava, dato che poi il vincolo tra il mascolo e la canna e la tromba era rappresentato dalla fusta in legno, da queste legature in ferro che potevano anche essere rinforzate da bandelle, da legature in corda che potevano essere rinforzate anche da bandelle in ferro. Quindi diciamo che la tenuta meccanica non era il massimo, no? Perché era rappresentata da legno. Quindi le grosse bombarde d'assedio, come queste che pesano parecchie tonnellate, venivano costruite in un unico pezzo, quindi erano ad avancarica. Qui ne abbiamo due esempi costruiti nelle Fiandre, che sono rispettivamente ad Edimburgo e a Gand nel Belgio. Questi sono pezzi d'assedio, quindi pezzi che talmente pesanti che non si sarebbe mai pensato di utilizzarli su una nave. Parlavamo del lungo appunto impiego ancora delle bombarde sulle navi mercantili, ma non solo. Vediamo che l'ammiraglia della flotta inglese, la Mary Rose, che fu varata nel primissimo decennio del 500 ed ebbe una lunghissima carriera con appunto dei rimaneggiamenti, al momento del suo naufragio, perché non venne affondata, anche se stava per affrontare la flotta francese che aveva tentato una puntata contro le coste inglesi, e affonda perché durante una virata ai portelloni dei ponti inferiori aperti imbarca acqua e va giù come un sasso. E vediamo che a bordo, assieme affiancati ai cannoni di bronzo più moderni, ha anche delle vecchie bombarde a retrocarica che appunto svolgevano in questo caso anche se il tiro alla minore distanza. Queste qua, diciamo che questo l'impiego di bombarde su navi da guerra, siamo un po' alla fine. Mentre sulle navi mercantili continuano per tutto il Cinquecento. Ne sono state trovate a bordo delle navi dell'Invincibile Armada, quindi navi andate a fondo nel 1588, come questa il Gran Griffon, che è il nome spagnolo di una nave anseatica, ovvero della Germania settentrionale, che era stata incorporata nell'Armada. Il cui relitto è stato trovato appunto sulla costa scozzese, è stato scavato da Colin Martin, dall'archeologo scozzese. E quest'altra è stata trovata nel relitto del mercantile genovese San Giorgio Sant'Elmo, il cui relitto è stato rinvenuto durante i dragaggi del
2012 nel porto di Cadice e che aveva un carico di cannoni in bronzo destinati all'armada appunto che si stava equipaggiando a Lisbona e che venne affondata da un'incursione del corsaro inglese Francis Drake nella primavera del 1587. Questo è l'unico caso positivo che ho trovato di una nave affondata nel Cinquecento, di una nave poi rinvenuta come relitto, affondata dal fuoco delle artiglierie avversarie. Ma anche questa era una nave mercantile, armata. Allora, mentre appunto le bombarde che abbiamo visto su affusto in legno hanno un impiego sulle navi da guerra fino a circa la metà del Cinquecento e su quelle mercantili fino al termine di questo secolo, i pezzi più leggeri, brandeggiabili, durano molto di più. Questi pezzi sono costruiti con lo stesso sistema delle bombarde che abbiamo visto prima, no? Ovvero a doghe, manicotti, a cerchi. In questo caso le canne sono più sottili, al posto delle doghe ci sono dei cartocci di ferro ripiegati che danno la rotondità alla canna e poi vengono rinforzati da questi cerchi e manicotti che gli inglesi definiscono hoops and staves. In questo relitto, che è un relitto rinvenuto sulle coste del Galles e che è stato identificato dagli inglesi come una nave genovese che aveva a bordo dei blocchi di marmo di Carrara, e poi vediamo anche da una mappa che osserveremo prima, aveva anche un carico di carta nel quale appunto la costa Ligure era una grossa produttrice di carta da stracci. Abbiamo queste armi leggere a retrocarica brandeggiabili che invece hanno una durata di impiego molto più lunga. Addirittura questa è stata trovata su una nave naufragata, sempre per brutto tempo, una nave mercantile ancora, trasportava un carico di marmo, agli inizi del XVIII secolo. Su questa nave, che viene marcata su una carta inglese, dove c'è scritto in questo punto giace il relitto di una nave genovese da circa 700 tonnellate, giace, persa nel 1709, caricata con marmo e carta. E quindi questo era, qui vediamo uno dei cannoni inglesi in ferro colato con i quali era armata, l'unico che è stato recuperato, gli altri sono stati giustamente lasciati in acqua. E questa è la campana di bronzo, che è datata 1672 e che dà il nome al relitto, il Bronze Bell Wreck. E era pacifico che questa nave fosse genovese, appunto le prime pubblicazioni lo dicevano. Poi è venuto fuori qualcun altro che si è inventato che la nave invece doveva, dato che sono state trovate monete di varia provenienza e ce ne sono anche francese, allora qualcuno si è attirato fuori dal cappello il coniglio e dice: no, non è una nave genovese ma una nave francese. I cannoni non sono inglesi ma sono francesi, non so perché, ma a contraddizione di questa ipotesi vi mostro questo calibro sul quale ho fatto appunto questo raffronto di misurazioni e diciamo che le divisioni combaciano perfettamente con la libra italiana da 12 once, in particolare con la libra genovese che è è leggermente più leggera rispetto a questa media italiana.
mentre quella francese che vi ho detto prima è di 16 once, quindi 480 grammi, no, non quadrerebbe per niente. E quindi è smontata anche questa ipotesi che rivede il relitto, il Bronze Bear Wreck, come una nave francese. Allora, ritornando a questi pezzi, diciamo, a retrocarica, sono molto diffusi, ne vengono trovati abbastanza spesso, e qui ne vediamo alcuni esemplari, esempio questi recuperati in massa e purtroppo credo non ancora restaurati, San Vito lo Capo, questi qua sono stati recuperati ovviamente da un galeone spagnolo, secondo un articolo pubblicato in Repubblica, e nel mare San Vito lo Capo, quindi siamo in provincia di Trapani, nella parte della costa settentrionale del Trapanese. Questi due invece sono stati recuperati più recentemente sulla costa calabrese, sulla costa ionica, e sono della stessa tipologia che abbiamo visto prima in quelli restaurati. Ne abbiamo anche in collezioni private, questi qua, ecco, questi pezzi vengono datati al XV secolo, perché la tipologia di costruzione è chiaramente mutuata dalla tecnica medievale, e questo è il grande infortunio nel quale sono caduto anch'io, perché prima di approfondire le ricerche su questi tipi di bocche da fuoco, e prima di entrare in contatto con gli amici inglesi che le avevano studiate approfonditamente, anch'io pensavo che fossero da datarsi appunto quantomeno alla fine del 400, primissimi anni del secolo successivo, e che poi fossero state completamente abbandonate. Invece poi i relitti che vi ho mostrato prima dimostrano che le bombarde su fusto in legno durano fino alla fine del 500, mi ripeto ancora, mentre questi più leggeri durano fino agli inizi del 700. Allora, questi molto spesso in seguito ai rinvenimenti di questi armamenti leggeri, questi vengono bellamente definiti falconetti. In realtà il falconetto è un pezzo completamente diverso. Il falconetto è un cannone in bronzo, l'abbiamo già visto nel primo esemplare che ho presentato, quello del veneziano Niccolò di Conti. E questo è un pezzo più o meno dello stesso periodo, che ha la iniziale A, ovvero dell'indistinto prodotto da uno o più membri della famiglia Alberghetti, e questo è stato trovato durante i recenti dragaggi, ormai sono passati 7 anni, nel porto di Genova, e ci mostra la sua bella marca di peso in 477 libbre grosse di Venezia, quindi sono 228 kg. Questo ci dimostra che è un pezzo leggero. Il falconetto è il pezzo più leggero dell'artiglieria a canna lunga. E per confronto vi ho messo vicino l'unica colubrina attualmente di produzione italiana attualmente conosciuta, che è questa fusa dal siciliano Federico Musara nel 1583, che finisce in mano turca, probabilmente per la cattura avvenuta in qualche base spagnola del Nord Africa, ripresa dai turchi, e finisce sull'isola di Rodi, e poi viene regalata da uno degli ultimi sultani al Kaiser Federico Guglielmo II di Prussia
nella seconda metà del Cinquecento. Vedete bene che questi sono i due estremi dei pezzi a canna lunga. Vedete bene che la colubrina, con una colubrina si possono fondere un bel po' di falconetti. Il termine colubrina, tanto per rimanere, diciamo, in tema, viene spesso usato a sproposito per definire pezzi ritrovati a bordo di navi naufragate. In realtà un pezzo così pesante, non salvo qualche primo tentativo fatto sulle galee nei primissimi anni del Cinquecento, che però viene subito abbandonato, dato il peso soprattutto dell'ingombro, vediamo che è lunga 5,5 metri, non viene mai impiegata a bordo delle navi. Mentre viene impiegata la sua versione minore, che è la mezza colubrina bastarda. Si chiama mezza colubrina, così come il mezzo cannone rispetto al cannone, perché porta un proiettile pesante la metà della, del pezzo, diciamo, capofila. Queste sono mezze colubrine bastarde, si chiamano bastarde perché la loro lunghezza non è quella canonica dei 30-32 calibri prevista per i pezzi legittimi, ma sono pezzi corti, che sono, viaggiano sui 25-26 calibri di lunghezza ed hanno un peso molto più contenuto, quindi sono pezzi che vengono normalmente, sono i pezzi più pesanti che vengono normalmente usati. Questi qua sono genovesi, sulle navi mercantili genovesi, mentre su quelli veneziani si preferiscono usare i sacri pesanti che vi ho fatto vedere prima, quelli frammentari, quello frammentario trovato a Ibiza, che pesano più, hanno più o meno lo stesso peso, hanno un calibro inferiore e la canna più lunga, una maggiore gittata. Ora saltiamo a questo. Questa è una delle ultime chicche sulla quale non vorrei girare troppo il coltello nella piaga, però questa è veramente una cantonata epocale. Allora, questo cannoncino è esposto nel Museo Naval di Madrid e è chiaramente per, anche così, per i meno ferrati in materia, chiaramente una lantaca. Ovvero le lantaca sono pezzi di imitazione filippina che vengono prodotti a partire dalla fine del Cinquecento, all'inizio imitazione dei cannoni portoghesi, appunto brandeggiabili, e poi si va avanti fino all'Ottocento. Queste sono forme chiaramente recenti, e uno studioso me l'ha fatta diventare un cannoncino da galea cinquecentesco, di metà del Cinquecento. Mentre vediamo questo confronto vicino, che si trova esposto nell'Accademia Militare di West Point negli Stati Uniti, che viene correttamente identificato come una lantaca filippina degli inizi dell'Ottocento. Quindi qua stendiamo un pietoso velo, però continuiamo sul tema. Sempre dalla stessa università abbiamo questa ricostruzione grafica delle artiglierie di una galea spagnola di metà Cinquecento, dove viene piazzato questo, il cannoncino che abbiamo visto prima, che viene chiamato morte rete o esmeril. Qui c'è un errore abbastanza grave. A fianco di quello che correttamente è il cannone di corsia, ovvero il cannone principale, il grosso calibro della galea, che aveva tutti i pezzi schierati sulla prua perché non poteva metterne sui fianchi, dove invece c'erano i banchi di voga e i supporti per i remi, l'apposticcio, e qui mette due mezzi cannoni. In realtà il mezzo cannone è un pezzo che può sostituire il cannone di corsia, perché ha più o meno lo stesso peso, perché come cannone di corsia venivano impiegate delle versioni abbastanza leggere, quindi
delle prime fusioni dei cannoni da 50 libbre, per fare l'esempio di quelli genovesi e veneziani. Il mezzo cannone è un pezzo più lungo con le pareti più spesse, quindi ha più o meno lo stesso peso e la stessa lunghezza del più lungo in termini di boccatura, in termini di lunghezza in carne. Ha più o meno la stessa lunghezza del cannone di corsia, soltanto che il cannone di corsia piazzato su questa fusta slitta, tenuto, vincolato con dei paranchi e delle corde, quando spara può tranquillamente rincularsi nel lungo il corridoio centrale della galea, che è appunto la corsia, andando quasi a finire contro l'albero del trinchetto, che sovente era protetto da almeno in quelle veneziane, come mi ha raccontato Marco Morini, era protetto da una imbottitura di corda, lo stramassetto, scusate se pronuncio male il veneto, e quindi questo pezzo era fatto per un pezzo che pesava 2 tonnellate, come i mezzi cannoni, abbiamo detto, e quindi poteva andarsene indietro per questo bel tratto e poi essere ricaricato e riportato in batteria. I mezzi cannoni, se fossero stati in questa posizione, il loro rincuro li avrebbe spinti a travolgere i primi banchi di voga. Quindi sarebbe finito sulla schiena dei vogatori, con gli effetti che non vi sto a illustrare. Per evitare questo, i pezzi più leggeri, che in realtà erano dei sagri della versione leggera e falconetti, erano bloccati sulla struttura della nave, quindi non rinculavano, quindi non davano questi problemi di coinvolgimento con i poveri rematori che stavano nelle vicinanze. Allora, siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa lunga chiacchierata e per alleggerire un po' i toni ripropongo questa vignetta che ho messo sulla prima slide con Paperon de Paperone, che penso che stia tirando una cannonata a Paperino, che gli sta chiedendo il solito prestito. Allora, i fumetti e anche i film hanno ingenerato questa falsa credenza della miccia che spunta dal focone. In realtà non è mai esistito che i cannoni venissero innescati attraverso una miccia, perché la miccia che esisteva allora non era una miccia a rapida come quella che conosciamo adesso, che brucia a circa 1 centimetro al secondo. La miccia che conosciamo allora, che vediamo qua in questo buccafuoco recuperato dalla Mary Rose, era un cordoncino imbevuto di salnitro e anche di acetato di piombo per ritardarne la combustione. Quindi la miccia che conoscevano allora era una miccia che era destinata a conservare il fuoco e veniva utilizzata appunto sugli archibugi, sulle armi portatili a serpe per l'accensione e lo sparo. In realtà il cannone, no, nel cannone, nel focone non veniva inserita la miccia, ma attraverso una fiaschetta contenente polverino più sottile, che era la polvere utilizzata nelle armi leggere ad avancarica, quindi era granita fine, veniva versato, una volta che era stato fatto il caricamento del pezzo, con la polvere da cannone, che era granita grossa, con grani circa 0,5 centimetro, 1 centimetro, perché questa granitura, che viene scoperta nelle Fiandre già nel 400, assicurava una velocità di combustione molto più rapida, perché lasciava spazio all'aria tra un grano e l'altro, e quindi la combustione veniva più rapidamente, lo sviluppo dei gas, e quindi l'effetto propulsivo era più immediato. Quindi una volta messo la carica di polvere grossa
messo il borraggio, messo il proiettile e calcato bene nelle varie fasi tutto quanto, il capo cannoniere con la sua fiaschetta riempiva di polverino il focone che al momento dello sparo veniva innescato dall'estremità accesa della miccia, legata o su un buttafuoco da navale, che erano fatti in legno, che erano molto corti e maneggevoli, oppure sul buttafuoco da campagna, che era una sorta di picca che aveva due estremità, due draghetti che potevano fissare la miccia. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi tediato, e se volete farmi qualche domanda mi fate un gran piacere. Intanto Gianni ti ringrazio per il tuo intervento. Che dire, una carrellata di errori che ci ha permesso di capire molte cose in più sull'artiglieria, come dicevamo all'inizio, e come si suol dire, l'errore a volte è il miglior maestro di vita, perché ti permette di capire cosa non va e magari migliorarlo. Allora, mentre hai parlato sono arrivati un bel po' di commenti, molti apprezzamenti. Partiamo da Marco Virginio Boniardi, che ringraziamo, che ci sta seguendo, e grande Renato. Volevo dire e ringraziare Marco, volevo dire che per tutti gli amici sono Gianni, quindi mi fa piacere essere chiamato Gianni. E abbiamo anche Stefano Colacchi che ci saluta, un altro fan, grande fan della pagina, Leonardo, che salutiamo. Greta Gazzaniga, un'altra grande fan della pagina. E poi ne abbiamo altri, abbiamo anche Fabio Neri, che sì, senza dubbio uno dei grandi esperti, assolutamente. E, allora, sempre Cecchella. Beh, che dire, effettivamente, come ti dicevo prima, parlando in privato, è un argomento tutto sommato poco affrontato, poco conosciuto, ma maledettamente interessante, perché si estende a più orizzonti. Cioè, comunque, anche quando mi parlavi dell'artiglieria, hai parlato delle artiglierie che magari nascevano a Genova e poi finivano in Georgia o qualsiasi altro posto. È impressionante proprio il fatto, i viaggi che facevano queste armi, i cambi di proprietà. È impressionante anche quante metodologie di studio possono essere adottate, perché adesso magari abbiamo considerato l'archeologia in parte, anche la storia militare, l'opologia, quantomeno se vogliamo lo studio dei materiali. Cioè, è un campo davvero davvero interessante. Volevo sottolineare che, appunto, a proposito di quello che dici, che la produzione di artiglieria sia in bronzo che in ferro nel periodo che abbiamo esaminato era la massima espressione dell'industria pesante di allora, quindi con tutte le implicazioni tecnologiche e con tutti i problemi da superare che venivano incontrati per la prima volta, perché poi i fonditori di artiglieria in bronzo derivano dai fonditori di campana, i quali però avevano tutt'altri diciamo problemi da risolvere, perché la campana, sì, venivano fuori campane difettose che dovevano essere rifatte, però lavoravano su spessori in genere inferiori, perché un cannone da 170 mm di calibro che inculata a uno spessore di altri 170 mm e che poi viene fatto appunto colando praticamente alla cieca, perché la forma è molto,
è molto lunga e profonda, e c'è sto pinnacolo che è quello che deve lasciare il vuoto dell'anima quasi sospeso all'interno, e quindi i problemi che venivano fuori, anche di essiccazione delle forme, quindi di rilascio di vapore durante la colata, quindi formazione dei soliti nidi d'ape o caverne, cose che poi venivano, avrebbero dovuto essere rilevate al collaudo se gli ufficiali collaudatori erano accurati ed onesti. E quindi i problemi tecnologici che vengono affrontati col passaggio dalla produzione di campane o dalla fusione di statue a quello di pezzi d'artiglieria è notevole, e quindi l'impegno di questi tecnici è grande. La trasmissione, a parte appunto i trattati cinquecenteschi che vengono scritti quasi tutti, a parte quello del Biringuccio, che è un tecnico minerario e anche un fonditore, sono scritti quasi tutti da utenti. E l'utente sì, è in grado di rilevare i difetti, però quello che poi si trova invece a doverli risolvere è il fonditore. E si viaggia su due linee abbastanza parallele, ma che non si incontrano. Diciamo. Immagino. Zani, abbiamo una domanda. Sì. A Carolina Mori, che salutiamo, l'admin di Hoplon, insieme al sottoscritto. Ti ringrazia. E allora, sì, ci hai mostrato un piccolo mondo nascosto, mi piace la definizione, e ti chiede, per appunto, dove possono nascere queste dicerie? Nascono, secondo me, appunto, diciamo, l'evento è il recupero dal relitto, no? Perché si portano a terra questi pezzi, e allora tutti parlano, no? E allora parla il passante che arriva lì, il falconetto, parla lo storico locale che magari viene del piccolo centro in vicinanza del quale sono stati recuperati questi pezzi, il quale ha studiato approfonditamente la storia del suo paese, e però si sente in diritto di dire la sua sul cannone portato a terra appunto sulla costa vicina. Parla l'archeologo da diporto che ha scoperto, mentre faceva le sue immersioni, ha scoperto e ha segnalato il cannone. Parlano gli archeologi che hanno partecipato, o gli operatori archeologi che hanno partecipato al recupero, che magari sono più ferrati sui ritrovamenti maggiormente usuali, quindi anfore romane, ceppi di ancora in piombo, e chi ha più ne, e chi più ha più ne metta, e quindi vengono fuori queste cose qua. Poi diciamo che invece gli errori che ho sottolineato nella prima parte che sono proprio veri e propri errori concettuali, però sono errori, scusa, da parte di studiosi, sono errori in qualche modo scusabili, perché nei periodi in cui questi pezzi sono stati recuperati si trovava veramente pochissimo di pubblicato, specialmente in italiano, sulle artiglierie storiche. Poi prima il mio amico Marco Morin per quanto riguarda quelle veneziane, poi sono arrivato io e all'inizio ho lavorato su quelle genovesi, poi ho pubblicato anche qualcosa su autorizzazione di Marco Morin su quelle veneziane, e poi anche su quelle spagnole e francesi. Insomma, mi sono fatto un quadro mediterraneo che è ancora un po' grezzo, però riesco ad arrivare più o meno al punto abbastanza con precisione. A proposito di orrori, prima o poi ti farò commentare, commenteremo assieme in diretta,
la scena del Mestiere delle Armi, dove viene fuso un falconetto da Alfonso d'Este, che la voglio sentire. Sì, Guarda, certo. Ma perché il discorso è questo, mentre in questi film si trovano i maestri d'armi che raccontano come si faceva la scherma a quei tempi, come si combatteva, si interpellano gli esperti di armi bianche, meno quelli di armi da fuoco portatili e per niente i pochissimi studiosi che si occupano invece di artiglieria e quindi si cade in questi infortuni che. ma no, guarda, continuo un attimo perché vedo che abbiamo tanti commenti. Marco Virginio Bognardi ci commenta, sì, un pensiero per Marco Bonini, Morina assolutamente, è un personaggio davvero grandioso. Fra l'altro proprio oggi ho avuto il piacere di concludere un articolo su un argomento, quello delle ruote, delle armi a ruota bresciane, barra, Sì. tedesche, che Marco Bonini ha studiato molto, quindi è bello perché lo ricordiamo per vari ambiti, artiglierie, armi a ruota, armi portatili, è stata una figura davvero straordinaria. Siamo totalmente d'accordo con Marco. Sì, ci siamo conosciuti nel 2004 quando avevo pubblicato su internet una lettera che riguardava il relitto di Sciacca. E avevo messo il mio telefono e lui mi ha chiamato e dice: Ho trovato un altro che si occupa di artiglierie antiche. E da allora, appunto, è nata una grande amicizia. Quando mi invitava da lui a Venezia, le nostre mogli e compagne si allontanavano perché subivano veramente il fuoco incrociato dei nostri discorsi, quindi è stata una grande perdita quella di Marco per tutti noi. No, possiamo dire se non altro, io non ho avuto il piacere di conoscerlo, che però sicuramente quello che ha scritto rimarrà e sarà una base fondamentale per tutti gli studi prologici, Sicuramente. davvero questo. E guarda, vado un attimo avanti, che è arrivata anche un'altra domanda da parte di Stefano Colacchi, che salutiamo. Allora, ho notato che quasi tutte le BF illustrate erano molto lunghe, anche oltre i 30 calibri. Pensavo che le artiglierie navali dell'epoca fossero più corte. A quale esigenza dovevano rispondere, visto che le distanze di ingaggio erano sicuramente ravvicinate? Allora, dunque, io ho già spiegato prima, dunque, le artiglierie che ho mostrato sono tutte artiglierie di navi mercantili. E c'era il concetto che l'artiglieria, poi più avanti fanno delle prove, vedono che la canna più lunga non è che garantisca assolutamente una gittata maggiore. Però c'era l'idea che la canna lunga consentiva di sparare più lontano. E allora i pezzi a canna lunga sulla nave, l'ho accennato, appunto, i pezzi a canna lunga sulla nave mercantile che si doveva difendere dall'attacco di queste flottiglie, diciamo nel Mediterraneo, soprattutto flottiglie di fuste, galeotte barbaresche, cercava di tenerle lontane col fuoco dei pezzi a canna lunga che stavano sul ponte di coperta, perché sul ponte inferiore non c'era lo spazio per manovrarla, perché erano comunque pezzi che avevano una lunghezza, diciamo, di sagri, anche i sagri corti avevano una lunghezza di 2,5 m, 2,80 m, poi c'era un pezzo di affusto, erano affusti, non erano affusti sono dimenticato di metterli. Non erano i soliti affusti di ricostruzione che vengono usati, quelli a quattro ruotine piccole. Erano affusti in legno con due ruote piene, grandi, più piccole di quelle a raggi utilizzati nelle artiglierie di campagna, che però avevano appunto una sporgenza posteriore dei due assoni dell'affusto, e quindi erano pezzi che arrivavano sui
3 metri e mezzo di lunghezza, quindi tirarli dentro lo scafo, pertanto da poterli ricaricare non era un'operazione semplice. Mentre sulla coperta li si poteva anche, gli inglesi hanno fatto degli esperimenti con dei pezzi in bronzo che hanno replicato da quelli della Mary Rose, hanno fatto degli esperimenti di ricarica a bordo di navi a vela, e quindi hanno visto che la manovra di ricarica era molto più facile sul ponte. Poi appunto questi pezzi a canna lunga però vediamo che non superano in genere una certa, almeno nell'artiglieria genovesi, non superano una certa lunghezza, perché i sagri sono quasi sempre della versione più corta, sulle 28 boccature, e le mezze colubrine bastarde sono sulle 25-26. Quindi l'esigenza era sentita. Poi i primi che capiscono bene, gli spagnoli invece sono fissati con le canne lunghe, quindi quelli fatti da Dorino Gioardi per la Juliana sono tutti pezzi a canna molto lunga. Mi sembra che i due sagri pesanti siano addirittura 35 calibri, perché loro, gli spagnoli, avevano quest'idea del cannone appunto a lunga gittata, che doveva essere di misura larga, come dicono loro. E gli inglesi sono i primi che capiscono, e infatti soprattutto con l'esplosione delle artiglierie meno costose in ferro colato, che loro poi appunto fabbricano in grandissima quantità, che sono quello che permettono le dotazioni di bordata delle navi seicentesche. Perché nel 500, come ho detto prima, durante gli scontri nella Manica tra la flotta inglese e l'armada spagnola, ancorché gli inglesi sparino migliaia di cannonate, gli affondamenti sono pochissimi, perché un proiettile di ferro di una Debbie Calvary, una mezza colubrina inglese, come di una mezza colubrina mediterranea, hanno un calibro di circa 100 mm e quindi fa un buco. Se fa un buco nell'opera morta, fa un po' di schegge all'interno. Se fa un buco nell'opera viva, ci sono i carpentieri maestri d'ascia che provvedono a tapparlo subito con dei tamponi che hanno già pronti, e quindi la possibilità di mandare a fondo una nave con i cannoni nel 500 era veramente, con le dotazioni di artiglieria, era veramente poco. Infatti i naufragi che conosciamo, quello più eclatante è quello della Mars, che era l'ammiraglia svedese affondata, mi sembra, intorno al 1563, in uno scontro con i danesi e con gli anseatici. Salta per aria perché durante l'arrembaggio, quando gli arrembatori danesi e germanici anseatici sono saliti a bordo, qualcuno getta uno stoppaccio acceso nella Santa Barbara e questa nave esplode, portandosi giù difensori ed attaccanti. E adesso è stata ritrovata intatta al largo dell'isola di Åland, in Svezia, è una cosa abbastanza nota, e ci sono ancora. Se non ricordo male, è un po' considerato, ovviamente, non quanto la Vasa, però un po' diciamo il secondo relitto importante svedese. Ma poi ce n'è ancora un'altra, la Cronan, che è un'altra ammiraglia. Questa qua credo è fondata intorno al 1679, quindi ancora dopo, che ha dei cannoni, è affondata vicino alla Mars, nella stessa zona, sempre in combattimento contro i danesi, mi sembra, e ha dei cannoni recuperati dalla Vasa. Recuperati appunto quando individuano la Vasa e che non stava a una grande profondità, riescono a tirare su dei pezzi
e le reimpiegano sulla Cronan, che poi va a fondo appunto negli anni 70 del 600 e che ha anche dei cannoni vecchissimi. Quindi stavo parlando della lunghissima periodo di servizio dei cannoni, specialmente in bronzo, che appunto a bordo un cannone germanico fuso nel 1514. La Cronan che va giù nel 1679. Quindi, ecco, nelle navi da guerra, appunto, come ho detto, si adottano sempre più cannoni di dimensioni, a partire appunto dall'esempio inglese, di lunghezze contenute. Allora, guarda, direi che leggiamo gli ultimi due commenti che ci hanno scritto, non sono domande, sono più che altro saluti, poi se non ci sono altre domande la chiuderei. Bene. Ti fa i complimenti in realtà Alberto Vella, che è un caro amico, fra l'altro appassionato, direi più che appassionato, un uomo di cinema, quindi sicuramente il fatto anche che il cannone è un oggetto che è rappresentato spesso e volentieri nei film. Posso fare un inciso sul cannone, sui cannoni dei film? Sì, sì, sì. Non rinculano quasi mai. Vero. Io quindi poi... Non si ha l'idea che il cannone rinculava. Io guarda, ho in testa questa scena, spero che l'hai vista perché davvero è fantastica, è orripilante, però da un certo punto di vista è fantastica, che tratta dalla serie TV dei Borgia ed è l'assedio di Lucca possibile con la discesa francese a fine 4, che è una cosa fantastica, proprio un'americanata, che c'è il tizio, diciamo l'uomo del re di Francia che arriva, dice ah, ci apriranno la città ma alle loro condizioni, vogliono discutere le condizioni, vedi così il re di Francia che dice eccole qui le condizioni, fa partire questo bombardamento di artiglieria con dei cannoni che qui siamo oltre gli errori ma orrori, e vedi la Lucca, praticamente le mura di Lucca che spazzate via in un minuto, i francesi che entrano in città. E ma in quel periodo Lucca aveva ancora le mura medievali, perché poi le mura bastionate hanno una... Io ho lavorato su Lucca perché è stata trovata l'unica fornace fusoria di fonderia ancora esistente nell'Europa occidentale, e quindi ho praticato Lucca e appunto alla fine del 400 aveva ancora delle mura non bastionate. Quelle bastionate sembra che inizino negli anni, ma proprio iniziano a costruirle, ma durano tantissimo fino ai primi anni del 600 prima di completarle. E quindi comunque anche, diciamo, anche nella ricostruzione dell'assedio di Vienna, l'ultimo film, fanno vedere che anche i cannoni di Jan Sobieski erano delle cose che portano attraverso il bosco, erano delle cose enormi. Non so quanto utilizzabili in un combattimento di campagna, diciamo. Sai, fa tanto film di Bollywood, che ogni tanto quando fanno i film storici di Bollywood, che in realtà lì, volendo, un minimo di verità c'è pure. L'idea del gigantismo ne conosciamo parecchio. Però vedi dell'artiglieria a volte che dici, no, c'è questo film storico, adesso la pronuncia sarà scorretta. Quello che sparano il telone. Quello, Baobali. Il telone impregnato di liquido incendiario con le catapulte. Quella poteva essere un'idea, per un'efficace battaglia. No, poi c'è questo qua che è un po' meno pacchiano, siamo anni 60-70, fra l'altro in linguaggio urdu, dove c'è questa battaglia tra, siamo comunque nel periodo dell'impero Mogul, e vedi queste artiglierie gigantesche, c'è cioè una roba che...
Direi anche no, io penso ogni volta alle parole di Biringuccio quando diceva: noi abbiamo già cambiato perché l'artiglieria pesanti, insomma, non sono così. Esatto. Le sconce intrattabili bombarde. E poi ti vedi queste cose qui a metà, prima metà 600, dici: no, non va bene. Però Niente. c'è da dire che i turchi continuano a usare le bombarde d'assedio per buona parte della prima metà del 500. Quindi loro perché avevano tanta manodopera e quindi tanta polvere, avevano grosse cose a disposizione, quindi potevano continuare a usare queste cose che tiravano questi proiettili in pietra pesantissimi. Eh beh, avevano un bel po' di polvere da sprecare. E, beh, Va per bene. concludere l'ultimo commento, Marco Virginio si ricorda anche Sì. un altro campo di Anche lui Morin, era il suo mestiere, diciamo, esatto, il suo ecco, mestiere di il fatto. perito forense. E ultimamente Marco Morin, per ricordarlo, aveva fatto assolvere un inglese accusato di aver sparato a una giornalista. E lui l'ha interpellato perché avevano riaperto il caso, e questo era un balordo, no? Che quindi aveva già i suoi precedenti, no? Però era indiziato e viene condannato perché li trovano quelli che credevano che fossero residui di sparo, facendo un guanto di paraffina, facendo questi prelievi. E in realtà Morin dimostra che grazie ai suoi studi che aveva pubblicato, poi anche a casi che aveva sostenuto, riesce a dimostrare che questi residui di sparo derivavano dai freni di automobili, quindi dall'usura dei freni di automobili. Questo è stato assolto, quindi era condannato all'ergastolo, aveva già fatto un bel po' di anni di galera, e quindi grazie a lui se n'è uscito. Speriamo che faccia il bravo adesso, dopo questa esperienza. E Marco Morin non ha voluto una lira per questo intervento. Quindi Insomma, questo un dimostra personaggio grandioso. la sua nobiltà d'animo, la sua generosità che ha sempre dimostrato nei confronti di tutti, nei Gianni, compresi. abbiamo un'ultima domanda, anche molto interessante, a mio parere, di Fabrizio Ansani. Ci chiede, allora, il tema è più legato alla musealizzazione delle artiglierie storiche. E praticamente ho ricontrollato il sito del Museo Storico Nazionale di Artiglieria e vedo che è ancora irrimediabilmente chiuso. Non trovo facilmente notizie dei cannoni abbandonati nel Castel Sant'Elmo di Napoli. La fonderia di, Na di Lucca, appena citata, non è stata molto salvaguardata. Insomma, quanto c'è ancora da lavorare per la valorizzazione di questi oggetti straordinari? C'è da lavorare il fatto che a nessuno frega niente delle artiglierie. E quindi la fonderia di Lucca, dopo una prima fase, appunto, ero stato giù, era venuto l'assessore alla cultura, l'avevamo appunto nei primi anni che poi c'è stata la mia pubblicazione, c'è stata la presentazione e c'era un po' di entusiasmo. E poi se ne sono dimenticati tutti. Ora sta crollando il tetto davanti al corpo di guardia, dove appunto della caserma, che appunto la sta attualmente ospitando, perché prima c'era la fonderia, poi avevano fatto un convento, poi con le soppressioni napoleoniche era stato trasformato in questa caserma. E sta crollando il tetto, ma nessuno si muove. Le persone che l'avevano scoperta si sono stancate di battere. Io che sono foresto e quindi sono magari anche un po' non ben digerito in loco,
perché gente qualificata l'aveva definita una fornace per cuocere la ceramica, quindi evidentemente ho rotto un po' le Gli uova errori. nel paniere e quindi è ferma. Più che ogni tanto ritirarla fuori su Facebook non si può fare. I cannoni di El Santelmo sono cannoni, credo, di ferro e quindi non credo molto antichi. Invece i cannoni che si trovano in una situazione scandalosa sono quelli che erano nel museo che è lì vicino, nel museo della Certosa di San Martino, che dalle ultime mie notizie, prima stavano dentro, poi erano esposti, infatti l'enciclopedia di Patterson li ritrae esposti all'interno di questo museo della Certosa di San Martino. Io li ho cercati per tanto tempo, non si capiva dove fossero finiti, poi grazie a contatti locali si è visto che li hanno buttati alle erbacce in un cortile interno e ci sono pezzi molto interessanti trovati nei dragaggi del porto. Faccio un esempio, c'è un petriere di Cristoforo Giordano fatto nel 1596, c'è un altro petriere genovese di Giobattista Gandolfo, più o meno di quel periodo, c'è una petriera da Braga di Zuanni Alberghetti con la ZA, Giovanni II Alberghetti. C'è una petriera da Mascolo del Cavaliere di Malta nell'inizio del Settecento che ha identificato il Gran Maestro, c'è lo stemma del Gran Maestro. E questi sono ancora cacciati insieme a un sacco di altre cose di ferro che stanno soffrendo e niente. Ho evidenziato più volte la cosa, un muro di gomma. Ho anche lanciato il sasso dicendo che magari il museo d'artiglieria potrebbe essere interessato, allora si alzerebbero le barricate per impedirne appunto lo spostamento a Torino. Riguardo al museo d'artiglieria di Torino, sì. C'è questo problema, però quantomeno sono conservati al chiuso. Se uno studioso vuole andarli a vedere, noi con gli inglesi e con Marco Morin siamo andati a misurare e a schedare tutti quelli veneziani, che mi sembra siano una 10-15. E appunto io, grazie all'entratura che avevo con uno dei sottufficiali che gestiscono la cosa, che adesso sta andando in pensione purtroppo, e che sono fissa a differenza dei direttori, che invece sono degli ufficiali che magari arrivano anche malvolentieri perché perdono l'identità operativa se vengono a fare i direttori di museo. E quindi, no, alcuni devo dire che sono stati collaborativi, però diciamo, chi ti dà le informazioni, chi ti aiuta, appunto, è questo ufficiale che nomino, che è Enrico Galletti, che è una persona con la quale si può veramente ragionare di grande disponibilità. E però, appunto, non si prevede un ritorno al Mastio della Cittadella, dove d'altronde erano esposti malamente, perché la maggior parte erano al buio. Erano in verticale, quindi non li si poteva misurare, bisognava usare delle scale. Molti avevano la bocca chiusa da un perno che li teneva fissi al muro al quale erano appoggiati. Quindi, come soluzione per lo studioso, questa qua della caserma Amione è l'ideale. Purtroppo non c'è la volontà di trovare una sede adeguata per esporli e per fare un museo aperto al pubblico nuovamente. Sono una quindicina, forse più di anni, che
che stanno via. Direi che con l'augurio che questi oggetti meravigliosi che hai illustrato anche stasera possano, possano godere di una maggiore attenzione usologica in Italia, e direi soprattutto in Italia, possiamo anche chiudere la serata e la diretta. È stato un grande piacere, Gianni, e spero di poterti invitare, speriamo davvero di invitarti ancora presto e a parlare, perché è sempre un piacere per noi. E io intanto ricordo anche quello che sarà il terzo appuntamento di mercoledì di Hoplon. Mercoledì prossimo a parlare sarà un altro nome importante dell'oplologia, Alan Williams, che affronterà il discorso delle analisi a neutroni applicata alle spade orientali, quindi un argomento che fra l'altro noi non siamo tanto, lo sapete, afferrati sull'argomento, e quindi ci fornirà un altro punto di vista e, se vogliamo, anche un altro orizzonte. Quindi ci sarà la mia collega Carolina Mori insieme a Marco Danelli, che era presente al primo appuntamento, e ci farà una bella chiacchierata sul tema. Allora volevo chiudere ringraziando anch'io per questa occasione che mi avete dato, perché per me è una gran soddisfazione poter diffondere le poche cose che ho imparato, e che non devono stare soltanto chiuse nelle pubblicazioni, ma che secondo me devono viaggiare anche con questi mezzi. Grazie di nuovo a te, Carolina, e a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo ad ascoltarmi in questa chiacchierata. Rispondo proprio molto brevemente a Marco Virginio Bognardi, che mi chiede se parla in inglese. Si parla in inglese, ci sarà sicuramente anche un minimo forse di riassunto in italiano, visto che comunque c'è anche Carolina. Quindi diciamo che intervento in inglese con qualche parte, se vogliamo, in italiano, ecco. E salutiamo tutti, buonanotte e grazie ancora. Grazie a tutti.